Stiamo leggendo un miracolo che Gesù ha fatto. Gesù, sapete che circa 2000 anni fa era qua, sulla terra, no? In mezzo a noi proprio. E ha fatto tanti miracoli. Ha portato il regno di Dio, l'ha portato qui, da noi, ed è qua vicino a noi il regno di Dio. Quindi volevo leggere Giovanni, al capitolo 5, parla di un miracolo. Siamo a Gerusalemme, c'è una vasca e in questa vasca quando si muove l'acqua venivano praticamente chi aveva bisogno di guarigione entrava in questa vasca e queste persone che entravano nella vasca mossa, con l'acqua mossa, venivano guarite. E allora sentiamo un po' cosa succede. In questo posto c'era questa vasca. C'erano cinque portici e sotto a un portico c'era un signore. Là c'era un uomo che da 38 anni, 38 quanti di voi qua hanno più di 38 anni? Non sono tanti, quindi 38, era infermo, tenendo presente la vita ai tempi di Gesù 2000 anni fa, quindi quanto vivevano. Quindi da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, Gesù già lo sapeva, gli disse: "Vuoi guarire?" L'infermo gli rispose: "Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io, un altro vi scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. È un miracolo, è un grande segno che il regno di Dio è sceso in mezzo a noi. Con Gesù il regno di Dio è sceso in mezzo a noi. Quell'uomo era lì da 38 anni e io mi sono fatta, cioè, mi sono posta una domanda. Quell'uomo era lì da 38 anni con la speranza che qualcuno lo mettesse dentro, nell'acqua. Tieni presente che in questa zona c'erano tutti infermi. Quindi, se io ho bisogno di guarigione, tu hai bisogno di guarigione, io ho bisogno di guarigione, io vengo da te e ti dico: adesso porto te nell'acqua. Io credo che sia una cosa un po' difficile. Quindi era lì da molto tempo. Però aveva una grande speranza di essere guarito. Ed ecco che si presenta davanti a lui, si presenta proprio Gesù. Forse lo conosceva, forse no, però si presenta Gesù. E cosa gli dice Gesù, sapendo che era lì da 38 anni, che era paralitico, gli dice: "Vuoi guarire?" E io ho chiesto: "Ma perché Gesù ha fatto questa domanda?" Una persona, io sono paralitico, viene davanti a me una persona e mi dice: "Vuoi guarire?" E secondo te? Secondo me io voglio guarire, sì, sono qua apposta. Perché Gesù fa questa domanda? Però Gesù fa spesso le domande. Nella Bibbia troviamo che parla tanto di Gesù, nel Nuovo Testamento soprattutto, ma anche in Antico. Gesù fa tante domande. Perché fa domande Gesù? Secondo voi perché fa domande? Non poteva guarirlo subito? Perché vuole risposte. Oppure, perché fa domande Gesù? Non avrebbe potuto guarirlo subito? Se veramente voleva quello o qualcos'altro, perché magari uno paralitico ci vuole pure rimanere E a infatti, fatti suoi. bravissimo, sei arrivato nel centro, pacca, hai colpito il bersaglio. Sì, a parte che Gesù fa sempre queste domande perché vuole farci pensare. Gesù vuole farci pensare. Gesù non obbliga mai nessuno a fare qualcosa, ma è una nostra, come abbiamo detto oggi e abbiamo ripetuto più volte, è una nostra scelta. Quindi nessuno è obbligato a far niente. E Gesù chiede, come ha detto Lorenzo, vuoi guarire? Ed è come chiedesse, vuoi guarire veramente? Ognuno di noi ha dei bisogni. Stiamo parlando di guarigione a livello generale. Sto parlando di una guarigione che può essere dell'anima. Sto parlando di una guarigione che può essere fisica, sto parlando di una guarigione come Alessandro, voglio cambiare vita, non voglio più fare quello che stavo facendo finora, sto
Sto parlando di guarigione in senso a 360 gradi. E quindi Gesù, oggi, stasera, vi sta dicendo e ci sta dando un'opportunità e vi sta facendo a tutti questa domanda. Volete guarire? Vuoi tu guarire veramente o per finta? Perché la guarigione implica un cambiamento. Mettiamoci un attimo nei panni di questo paralitico. È da 38 anni lì seduto, che si muoveva poco. Lo stile della sua vita come sarà stato? Sedentario? Lavorava? Non credo proprio, anche perché non assumevano i disabili a quei tempi. Quindi non lavorava, probabilmente mendicante, probabilmente la gente si occupava di lui, quindi non era abituato a far nulla, giusto? Una volta guarito, la sua vita sarebbe cambiata. E cambia non dopo una settimana, dopo 10 giorni, dopo 20, dopo un mese. È cambiata subito. Gesù gli ha detto, alzati, quindi inizia a muoverti, prendi il tuo lettuccio, prenditi le tue responsabilità e cammina, va avanti. Adesso dovrai lavorare, adesso dovrai pagarti le spese, adesso dovrai pensare a te stesso e alla tua salute e alla tua cura. Non sarà più come prima. Dimentica quello che stavi facendo prima, perché non sarà più così. Ed è per quello che Gesù, prima di guarirlo, gli ha chiesto se voleva guarire veramente. Non è uno scherzo, è un impegno che tu stai prendendo nei confronti di Dio e nei confronti anche di te stesso. Quindi la domanda con cui vi lascio è: vuoi guarire veramente? E adesso faccio un passo. Mi hanno tolto un attimino, arrivo. Scusate. Immaginiamo che questo rappresenti simbolicamente, ovviamente, la presenza di Dio. La presenza di Dio, quindi il suo regno, che è giunto fino a noi. Oggi avete sentito parlare di Gesù e continuate a sentirlo. Altre volte l'avete sentito? Magari vi siete avvicinati così così un po' titubanti? Ma mi stanno raccontando delle storie interessanti, però ancora non capisco, ho paura. Magari vi siete avvicinati un po' di più? Magari avete messo un piede dentro e poi siete usciti? Sappiate che dal momento che si sceglie, perché si parla di una scelta, quando sei dentro sei alla presenza di Dio e quando sei dentro scegli di camminare con Gesù. Quindi quel Gesù che abbiamo detto prima, il Re, il Salvatore, il Signore, il Figlio di Dio, non camminerai più solo, come ha detto Alessandro, ma camminerai mano a mano con Gesù per tutta la vita, perché la promessa di Dio è che non ci abbandonerà mai una volta scelto. Qui c'è proprio il suo regno. Intorno Dio è sempre in controllo di ogni cosa e infatti vi sta chiamando, ognuno di voi sente una chiamata da parte di Dio, però non è necessariamente coinvolto. Lì sei coinvolto tu e Dio al 100%. È una scelta ed è un passo di fede. Io credo che noi mettiamo, io credo un po' un postulato, è impossibile non aver fede, io credo questo. Tutti in qualcosa mettiamo la fede. Dal momento che tu scegli un lavoro piuttosto che un altro, stai mettendo fede che quella scelta che hai fatto è quella giusta per te. Tu sai come andrà a finire quel lavoro? No. Dal momento che attraversi la strada sulle strisce pedonali, hai una fede gigante, soprattutto in Italia, che nessuno ti stiri. Ci vuole fede anche per questo. Noi mettiamo fede. Abbiamo fede tantissimo anche nella nostra ragione. Qualsiasi cosa ci accadrà, non ci preoccupare, io ho le forze e sono forte abbastanza, intelligente abbastanza da affrontare qualsiasi problema. Non lo sappiamo. Questa è una grande bugia, perché non lo sapremo cosa ci accadrà più avanti. Quindi quello che vi sto chiedendo stasera è un passo di fede. Se sentite un brivido dentro, il cuore che vi batte forte, qualcosa che vi pulsa, non vi preoccupate,
È Dio che sta chiamando, è lo Spirito Santo che vi sta dicendo: vuoi guarire veramente? Vuoi cambiare la tua vita oggi veramente? Tu lo puoi fare. Un po' ti devi buttare, perché poi conoscerai mano a mano. Immaginiamo che il regno di Dio, come tutti i regni che si rispettano, hanno delle leggi. Non è che immaginiamo, ogni regno ha delle leggi. In Italia ci sono delle leggi, in Inghilterra ce ne sono altre. E quando tu decidi, per fede un pochino, scelgo di andare a vivere in Inghilterra, lì ti dovrai adattare a nuove leggi, a nuove norme. Per esempio, si guida a sinistra. Secondo voi sarà facile cambiare questa abitudine dopo anni che guidi a destra? Per alcuni di noi sarà facile, magari quelli un po' più aperti mentalmente. Per altri sarà molto difficile, per altri impossibile. Ad alcuni ci proveranno, faranno fatica, faranno incidenti, faranno degli errori. E così è qui. E così funziona per il regno di Dio. Si entra, si imparano le leggi del regno e si va avanti e si cammina insieme a Gesù. Se vivi in Inghilterra, conoscerai piano piano tutte le normative di quella nazione. E così piano piano conoscerai le leggi di Dio. E la cosa bella, meravigliosa e fantastica è che nessuno ti obbligherà a fare qualcosa o a non fare qualcos'altro. C'è solo una cosa che dice la Bibbia che obbliga, parla di costringere. L'unica cosa che costringe è l'amore. L'amore, quello che ha detto Andrea, che Dio ha per noi, ha mandato suo figlio per noi, Gesù Cristo qui sulla terra è morto sulla croce per noi, per i nostri peccati, per la nostra salvezza, per farci entrare in questo regno. Non potevamo entrare senza il sacrificio di Gesù in questo regno. Quindi per farci entrare in questo regno lui è morto per noi. E allora, questo è veramente grande. E insieme con lui conosceremo le leggi. E l'unica cosa che ci costringerà sarà il suo amore. L'amore che lui ha avuto per noi e l'amore che noi abbiamo per Dio. Perché quello che ci spingerà a cambiare, anche una volta che sei entrato, non è facile. Quello che ci spingerà a cambiare è l'amore che noi proviamo per Dio. È quello che ci dice: io voglio piacere a Dio, io voglio onorare il mio Dio, io lo stimo così tanto che voglio seguirlo con tutta me stessa. Sono due le leggi del regno, non sono tante. Ve le dico prima in anticipo, così la vostra scelta sarà più facile. Sono solo due le leggi del regno. Ama il tuo Dio con tutto te stesso e ama il prossimo tuo come te stesso. Quindi, dai tutto a Dio di te, fidati ciecamente di Lui e ama il prossimo tuo come te stesso, così come Gesù ha fatto, perché Gesù sarà il nostro maestro. Gesù sarà il nostro re, perché è il re di questo regno. E sarà il nostro maestro. Quindi Gesù, per esempio, è molto pratico. Io faccio degli esempi così si possono capire meglio. Gesù dice: perdonate, perdonate sempre. Quante persone si sente dire: ma hai perdonato, non so, ho fatto un'offesa, ma l'hai perdonata questa persona? Ah sì sì, io l'ho perdonata. Però se viene a casa mia è meglio che non entri, perché sennò gli spacco la faccia. Però tante volte si sente dire così: ah, io l'ho perdonata, io sto bene, però è meglio che non lo incontro, chissà cosa potrà capitare. Questo non è il perdono secondo Dio. Il perdono secondo Dio è molto pratico. Una volta che tu hai avuto la forza di perdonarlo con l'aiuto di Gesù, perché se, altrimenti in certe situazioni molto complicate è proprio difficile perdonare. Una volta che l'hai perdonato, poi nella pratica
tu continuerai ad amarlo, questa persona, senza rabbia, senza rancore, senza amarezza. E questo non è facile per nessuno. Quindi le leggi del regno sono solo due, ma non sono così semplici. Perché ci vuole l'aiuto di Gesù ed è sovrannaturale. E l'unica cosa che ci spinge è l'amore. È l'unica cosa che ci fa andare oltre alle nostre abitudini, alle nostre capacità, alle nostre anche incapacità, alle nostre debolezze, è solo l'amore. È l'amore e il desiderio di cambiare. Queste penso che siano le uniche cose. Però oggi Dio ci sta dando proprio un'opportunità di fare questa scelta. Ed è meravigliosa. Proprio meravigliosa. Come ha detto Antonella, ha parlato di un banchetto, perché per fare questa scelta ci vuole forza e coraggio, e non è da tutti. Tutti possono farla, ma i coraggiosi entrano nel regno dei cieli. Perché ci vuole coraggio, per esempio, ad amare i nemici. Ci vuole coraggio a perdonare di continuo. Ci vuole coraggio a continuare a dare quando le persone chiedono. Ci vuole coraggio a camminare controcorrente quando tutto il mondo gira da una direzione e noi dobbiamo andare nell'altra. Ci vuole un sacco di coraggio. Però tutto questo è possibile perché Gesù ha già pagato il prezzo per noi e ci ama tantissimo. Come ho detto prima, senza il sacrificio di Gesù noi non potremmo entrare nel regno di Dio. Il prezzo già pagato, indipendentemente dalla tua scelta. Quello che ha detto Antonella prima, della tavolata con tutto il cibo sopra. Dio ha preparato questa tavolata con tutto il cibo sopra, ha organizzato questo bellissimo buffet. Uno entra nella stanza, può scegliere se mangiare oppure no, o se essere a dieta in quel giorno. È una scelta, ma è già pronto. Il buffet è lì. Poi tu puoi scegliere se mangiare o no, se mangiare poco o se mangiare di più. Però il buffet è lì. Gesù ha già pagato, Gesù ha fatto tutto. Sulla croce lui ha detto è compiuto. Tutto è compiuto, tutto è fatto. La strada è pronta. Tu puoi salire e camminare su questa strada perché tutto è già compiuto, è già fatto. Scegli tu se hai il coraggio di entrare oppure no. Scegli tu se vuoi cambiare vita oppure no. Il motivo per cui entri qua dentro alla presenza di Dio è che scegli di seguire Gesù. I motivi possono essere miliardi e a Dio non interessa il motivo. Tante persone hanno sentito dire: ah, perché devo scomodare Dio per un mio bisogno? No, Dio ti ama così tanto che l'unico desiderio che ha è che tu sia vicino a Lui. Poi che tu venga per un tuo bisogno, che tu venga per qualcos'altro, perché sei malato, perché hai paura della morte. Non lo so, il motivo per cui vieni fa niente. Ma vieni. Vieni. Avvicinati a me, dice Dio. Camminiamo insieme. Perché io ho già preparato tutto. Puoi venire di corsa, puoi venire saltando, puoi venire all'indietro, puoi venire di fianco, fa niente, ma vieni. Puoi venire mezzo zoppo, puoi venire acciaccato. Vieni lo stesso. Dio è lì che ti aspetta. E la strada è Gesù, la via è proprio Gesù. Il nostro Dio è buono e ha deciso di mandare suo figlio, che è il re di questo regno. Gesù è il maestro, quindi il nostro esempio, dobbiamo imparare da lui. Gesù è colui che si è sacrificato per noi, per darci la possibilità di entrare nel regno. Gesù è colui che ci perdona da qualsiasi cosa che ottenebra la nostra anima. Possiamo avere dei pesi giganti nella nostra anima e nel nostro cuore e non possiamo parlarne con nessuno. Adesso tu hai la possibilità di dirlo a Dio, di dirlo a Gesù e Lui ti perdonerà qualsiasi cosa tu abbia fatto. Non c'è peccato più grande o più piccolo che Gesù non possa perdonare. I peccati per Gesù sono tutti uguali.
cambiano magari le conseguenze, ma di sicuro cambiano le conseguenze, però non c'è un peccato che Gesù non possa perdonare. Perché? Perché Gesù su quella croce ha portato tutti i peccati. E Dio vuole le sue creature vicino a Lui, perché vuole che diventiamo Suoi figli. E come Suoi figli Lui si prenderà cura di noi, come Padre si prenderà cura di noi, di ognuno di noi. E noi ne saremo grati. È pieno di gente, è pieno di miliardi di persone dentro al Regno di Dio. Miliardi di persone che possono testimoniare di tutto questo, dell'amore che hanno ricevuto, del senso che ha dato la loro vita a Gesù, dei miracoli che fa ogni giorno Gesù nelle nostre vite. È pieno di persone nel Regno che possono testimoniare di questo e che camminano e che continuano a camminare per piacere a Dio e che lottano contro se stessi e contro tutti per piacere a Dio. Non interessa il parere degli altri, interessa il parere di Dio. La via per entrare in questo Regno è Gesù. Credere col cuore e proclamare con la voce che hai scelto di seguire Gesù. Che Gesù diventerà il tuo re da oggi in poi, il tuo Signore e il tuo Salvatore. Gesù è colui che ci libera dalla schiavitù del nostro peccato. Cosa vorrà mai dire questa frase? In pratica è molto semplice. Vi è mai capitato di voler smettere di far qualcosa e di non riuscirci? Alzate la mano. Vi è mai capitato di voler smettere di far qualcosa e di non riuscirci? Sì? Oppure di dire domani faccio la dieta e poi non la faccio? Domani vado a correre e poi non vado? mangio meno perché fa bene per la mia salute e invece mangio tanto? Mi dovrei muovere di più, invece non mi muovo, perché non riesco, faccio fatica. Se tu non riesci a far qualcosa che vorresti, vuol dire che non sei libero, vuol dire che sei schiavo. Perché una persona libera riesce a fare ciò che vuole. Se tu non riesci, è perché sei schiavo di quella cosa. O di quell'abitudine, o di quella fatica. E Gesù è venuto per liberarci da questi peccati e per renderci delle persone libere. Quindi noi siamo liberi di scegliere cosa fare e l'unica cosa che ci costringerà è il suo amore. Nessuno sarà lì a obbligarvi a fare le cose. Credere con il cuore e testimoniare con la voce che hai scelto di seguire Gesù, che hai scelto Gesù, che è il Signore. E poi una volta che tu dici ok, scelgo, entro, ti seguo, tu sarai, inizierai una nuova vita, conoscerai altre persone e conoscerai un nuovo regno. E lì conoscerai il nuovo regno e la tua vita cambierà completamente. Quindi se tu senti questo fremito dentro di te, è Dio che ti sta chiamando ed è Dio che ti sta dicendo, come al paralitico, alzati, prendi i tuoi pesi, portali a me e poi cammina in libertà. Amen. Vuoi guarire veramente?